Il ritratto è quello di Paola Levi, una delle donne amate dall'artista Carlo Levi. È colta, raffinata, spiritosa, anticonformista. Percorre 800 chilometri guidando da sola per raggiungere il suo amato a Grassano, dove era stato confinato nell'agosto del 1935. Anticonformista rispetto al cliché delle donne in quel periodo, considerate come angelo del focolare. Paola è diversa, è anche moglie dell'industriale Adriano Olivetti, una situazione quindi particolare, e forse anche questo uno dei motivi per cui Carlo Levi viene spostato solo dopo un mese da Grassano e portato invece a stare ad Aliano. Diciamo che la situazione sentimentale non era conforme, strideva con quella che era invece, diciamo così, l'ideale di famiglia che il regime politico perseguiva in quel momento. I ritratti di Paola sono tanti e sono in qualche modo, il ritratto è uno degli elementi, dei temi più cari all'artista, non solo pittoricamente, ma anche poeticamente, nella sua scrittura. I ritratti sono un modo per restituire l'anima più intima, il senso del rapporto che in questo caso viveva con Paola. Siamo nel 1937 e la loro relazione sentimentale attraversa un periodo di crisi. Si lasceranno dopo qualche anno, nonostante il loro rapporto continui nel tempo. Si ritroveranno a Parigi, si ritroveranno a Firenze. E qui come la dipinge? Elegante, è così che la mostra, nel suo abito verde, con l'unico vezzo della spilla. E soprattutto la pennellata di Levi, quella cifra stilistica che contraddistingue la pittura dopo la sua sosta in Basilicata, la pennellata ondosa, come la chiamava lui, modella i capelli e la capigliatura, insomma, della donna conosciuta per i suoi riccioli biondi.